Buongiorno a tutti, benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati ai vecchi iscritti. Vorrei cogliere l'occasione in questo video per ringraziare i nuovi iscritti. Ci sono state un po' di nuove iscrizioni in questi giorni, quindi vi ringrazio e spero che il canale possa essere di vostro interesse. Mi raccomando, guardate bene le playlist perché ci sono una serie di argomenti diversi e io li ho raggruppati tutti per argomento, li trovate appunto nelle playlist. In questo video parliamo di tarocchi e di esoterismo, nello specifico di libri dedicati a questo tema. Io ho pensato di farvi vedere quello che ho, quello che io utilizzo, quello che negli anni ho utilizzato per studiare questa materia che mi appassiona tantissimo, quindi insomma nel corso del tempo io ho comprato parecchio materiale, parecchi libri e piano piano me li sono letti tutti. Quindi ho fatto una piccola selezione, diciamo così. Ho raggruppato alcuni libri che secondo me vanno bene per chi comincia adesso ad affacciarsi a questa materia, quindi chi ne sa molto poco e vuole imparare, e altri libri che invece sono più adatti, a mio avviso, a persone che hanno già delle basi e vogliono approfondire alcuni argomenti, alcuni aspetti. Il primo che voglio farvi vedere è questo, Tarocchi Rider White per tutti. Questo è un libro, ovviamente, io poi vi lascio in info box tutti i riferimenti dei libri con l'autore, il titolo, insomma, il link per acquistarlo magari su Amazon, se volete acquistarlo su Amazon, quindi insomma, poi vi lascio tutti i riferimenti. Questo è un libro che secondo me va molto bene per chi sta iniziando adesso, perché intanto i tarocchi Rider White sono molto intuitivi e molto semplici da usare. E poi perché il libro al suo interno contiene una serie di, vi faccio vedere l'indice, contiene una serie di esempi di stesure, come potete vedere. E poi è strutturato in questo modo, cioè l'arcano che è indicato così ed è molto molto schematizzato, ci sono i significati di base, ci sono i significati per quanto riguarda l'amore, ci sono i significati per quanto riguarda le relazioni lavorative e poi ci sono i simboli più importanti relativi a quella carta. Quindi è molto schematico, effettivamente non approfondisce l'argomento, però dà un'idea di base di che cosa sono i tarocchi, quali sono i simboli e i significati principali e per chi comunque non ha mai visto questo argomento, non ha mai visto questa materia, sicuramente può essere un buon approccio per iniziare. Un altro libro che secondo me è fatto bene è questo, Il Grande Libro dei Tarocchi. Questo è un manuale pratico, ma proprio nel vero senso della parola. Perché è strutturato in questo modo, ha praticamente tutte le spiegazioni degli arcani, poi ci sono anche degli esempi di stesura in fondo al libro. Questo è fatto così, praticamente dà il significato generale, poi dà il significato per quanto riguarda la vita professionale, io spero che si veda, poi dà il significato per quanto riguarda diciamo, la coscienza, insomma qualcosa di un po' più astratto, diciamo così. E le relazioni personali e quindi dà questo tipo di fa questo tipo di suddivisione per quando poi andremo ad interpretare l'arcano. Ma la cosa interessante che c'è in questo libro è che propone un tipo di stesura che va benissimo per i principianti che trovate all'inizio del libro. Propone così una stesura utilizzando sette carte e praticamente per ogni posizione della carta vi dice qual è il significato di riferimento, perché la carta, a seconda della posizione in cui si trova, può assumere un significato diverso, semplicemente perché magari si riferisce al passato, se invece fosse in un'altra posizione si riferirebbe al futuro, insomma, questa è un po', diciamo, la chiave. E questo libro vi dice proprio qual è il significato della carta posizionata in quel modo, quindi per la posizione 2, per la posizione 3, e quindi diciamo che per chi comincia può essere sicuramente un valido aiuto. Quindi ci sono questi aspetti che sono positivi. A mio avviso, gli aspetti un po' più negativi sono che chiude un po' in questo tipo di stesura, perché se voi imparate a leggere le carte in questo modo, poi qualora vogliate magari cambiare il tipo di stesura, vi ritroverete un pochino in difficoltà se è la prima volta che vi approcciate a questa materia, perché magari questo libro non dà un'idea tanto generale, ma si sofferma molto su quel tipo di stesura perché fornisce proprio una lettura legata alla posizione della carta in quel modo. Quindi
Quindi, insomma, a mio avviso, questa è la mia opinione personale ovviamente, però a mio avviso chiude un po'. Però sicuramente va bene per chi è principiante, per chi non l'ha mai visto i tarocchi, per chi vuole iniziare, per chi è curioso, allora sicuramente ve lo consiglio. Un altro libro che invece non va bene per principianti, perché comunque dà già per scontate alcune cose e soprattutto si collega poi al chakra, quindi diciamo che cambiamo un po' stile argomento, però è un ottimo libro questo, Tarocchi e Chakra, divinazioni e meditazioni per conoscere se stessi. Secondo me questo è un libro veramente bello perché induce alla riflessione. Praticamente fa un collegamento tra tarocchi, karma e chakra, quindi parla anche di che cos'è la malattia, di che cosa sono i chakra, di come collegarli agli arcani. Quindi è veramente questo un libro fatto bene che per ogni arcano fornisce appunto il tipo di energia, il percorso dell'uomo, i simboli, il chakra di riferimento, le persone, le situazioni che sono rappresentate in quell'arcano, i significati divinatori, ovviamente poi fa degli esempi anche qua di stesura e allegato al libro ci sono i tarocchi del chakra, ve li faccio vedere, sono questi, sono fatti così. Vedete, ve li faccio vedere un pochino velocemente. Però questo è un libro veramente molto carino per chi vuole leggersi qualcosa di diverso che riguarda i tarocchi. Questa è la parte dietro, il retro delle carte. E secondo me è molto carino. Come vedete sulle carte poi ci sono i sette chakra indicati e praticamente per ogni carta viene indicato a quale dei sette chakra fa riferimento questo tipo di arcano, quindi nel caso del matto il settimo, nel caso del mago il primo, insomma è molto molto interessante questo libro da leggere, a me è piaciuto veramente molto e ve lo consiglio, però secondo me non se siete principianti, è meglio che lo leggiate quando avrete acquisito un pochino più di strumenti legati agli arcani, perché altrimenti rischiate magari di rimanere poi un po' confusi e insomma di capire forse meno quello che sono davvero i tarocchi nel senso tradizionale del termine. Quindi bel libro, ma consigliato dopo un pochino di pratica, diciamo così. Poi volevo farvi vedere Tarocchi e parole magiche. Questo è un altro libro che vi consiglio se avete già un pochino di basi. Ci sono riti, formule e modalità di lettura ed è molto carino perché è molto schematico. Quindi è molto immediato nella lettura, molto intuitivo. C'è la carta dritta, la carta rovesciata, ci sono anche gli arcani minori in questo caso, poi ovviamente ci sono degli esempi di stesura. E la cosa interessante è che parla anche un pochino del destino, perché all'inizio ci sono dei paragrafi che riguardano proprio il futuro e ci si chiede: ma il futuro è già scritto? Come si può cambiare? Come si può fare per cambiare comunque il nostro futuro, per cambiare il nostro destino? Io avevo fatto anche un video su questo. Se andate a vedere, vedrete che c'è un video che si intitola Ti svelo qualcosa sul tuo destino o comunque un titolo simile. Adesso a memoria non me lo ricordo, però ha a che fare con il destino. Magari vi lascio in descrizione il link a questo video perché effettivamente anch'io condivido l'ipotesi che il nostro futuro comunque non può essere già tutto scritto, predeterminato, perché altrimenti noi saremmo chiusi e non potremmo fare assolutamente niente per cambiare il nostro futuro e la nostra vita, e sarebbe veramente una cosa molto triste. Invece, per fortuna, noi possiamo agire per modificare il nostro futuro. E questo è un po' riportato anche all'inizio del libro. Quindi, insomma, anche questa è una lettura carina e piacevole da fare che vi consiglio. Un altro libro che mi ha veramente intrigata molto quando l'avevo visto è Tarocchi psicologici. Questo è un libro veramente particolare perché praticamente non parla dei tarocchi nel senso tradizionale del termine, quindi non parliamo di cartomanzia, ma parliamo più di tarologia, quindi dell'aspetto più psicologico, diciamo così, legato ai tarocchi. Ma quando io dico aspetto psicologico, ovviamente non intendo l'esercizio della professione di psicologo, che quella va riservata comunque a persone che sono professioniste della materia, iscritte ad un ordine professionale, hanno degli strumenti comunque per esercitare quella professione. Intendo dire dal punto di vista psicologico, nel senso della disciplina della psicologia,
nel senso che va qui ad interpretare tanto la simbologia dell'arcano, quindi si sofferma un pochino meno sui significati divinatori classici e vi porta un pochino di più nel mondo della simbologia e della psicologia legata agli arcani. Ad esempio, per ogni arcano ci sono ovviamente tutti i significati legati alla simbologia della figura, quindi fa una descrizione della figura e vi dice quali sono i significati, simbolici di quella figura. Poi vi parla del significato psicologico, ma sempre legato comunque alla simbologia dell'arcano. Poi vi parla di uno scenario di vita che può essere come dire, riferito anche un po' alla mitologia, insomma, comunque uno scenario di vita di quell'arcano, della persona. Poi vi parla ovviamente delle parole chiave, perché quelle comunque sono sempre riportate quasi in tutti i libri, e delle paure, dei desideri, dei sentimenti legati a quell'arcano. Quindi diciamo che partendo dalla simbologia della carta arriva a tirare fuori tutte queste cose. Poi quello che c'è di interessante è che tira fuori anche le potenzialità e le strategie che la persona potrebbe mettere in atto seguendo la simbologia dell'arcano, e anche alla fine di ogni capitolo c'è un motto dell'arcano. Quindi, secondo me, questo è un libro davvero interessante da leggere. Poi propone una stesura, quindi c'è un aspetto più pratico poi in questo libro, e propone una stesura che è diversa da quelle tradizionali, quindi non la classica stesura dei tarocchi come la conosciamo, ma una stesura veramente diversa perché coinvolge molto di più la persona nella scelta delle carte. Quindi non è un mischiare le carte e vedere che cosa viene fuori, ma è la persona che se le sceglie le carte. E in base a quello che sceglie, poi viene fuori appunto tutto un profilo che può essere sicuramente più simbolico e psicologico piuttosto che divinatorio. E secondo me questo è un libro davvero molto molto interessante da leggere per chi è appassionato di tarocchi. Quindi io ve lo straconsiglio. A me ha fatto veramente riflettere tantissimo questo libro, ho fatto proprio una riflessione su me stessa mentre lo leggevo, quindi sicuramente mi sento di consigliarvelo. Vi lascio poi tutti i riferimenti in descrizione, insieme agli altri libri ovviamente, e se per caso poi lo leggete, mi raccomando, fatemi sapere qual è la vostra impressione perché mi interessa molto, capire appunto se anche voi potrete avere la stessa mia impressione. Poi ci sono degli altri libri che io vi faccio vedere. Allora, questo è sempre tarocchi psicologici, ma ahimè non mi è piaciuto. Questo purtroppo non ha assolutamente avuto lo stesso effetto di quello di prima. Questo anche riprende effettivamente i significati psicologici delle carte, ci sono dentro delle belle figure. C'erano insieme anche i tarocchi disegnati da Susanna Viale con delle bellissime immagini. Qui si parla anche qua di simbologia, però è molto più povero rispetto a quello di prima, perché qui vi fa una panoramica psicologica della simbologia degli arcani in generale, ma questo libro non vi offre tutto quello che vi offre quello che vi ho fatto vedere prima, perché non ci sono elementi, a mio avviso, di originalità. Io lo leggevo e non l'ho trovato appassionante. L'ho trovato anche addirittura un po' noioso, quindi mi dispiace molto, ma su questo libro la mia recensione è negativa perché proprio non mi ha presa. Però ve lo mostro lo stesso perché comunque non è detto che l'impressione che ha fatto a me la faccia anche a voi. Quindi voi, se volete, potete provare, poi magari anche farmi sapere se magari la vostra opinione è diversa dalla mia. Quindi io giustamente ve lo faccio vedere, vi dico che c'è, che esiste. Ma ahimè non posso fare una recensione troppo positiva perché l'effetto che ha fatto a me, diciamo che non è stato per niente entusiasmante. Un altro libro che volevo mostrarvi è questo, La cartomanzia, e questo fa parte di un'enciclopedia che è l'Enciclopedia della Divinazione, che aveva una serie di volumi tutti sulla divinazione e c'era la parte dedicata alla cartomanzia. Questo, essendo un libro appunto, un volume, diciamo, di un'enciclopedia, ovviamente non è troppo approfondito, perché insomma questa enciclopedia parlava in generale di divinazione, quindi c'era anche la cartomanzia. È un'enciclopedia che io non sono riuscita a trovare in tutti i suoi volumi, perché è un'enciclopedia molto vecchia. Questo l'ho trovato usato su eBay a un prezzo molto basso, quindi l'ho preso subito, però purtroppo non sono riuscita a trovare tutti i volumi.
Questo è un libro che, come vi dicevo, parla dei tarocchi in senso molto generale, vi dice anche un po' quali sono le diverse visioni dei vari autori dei tarocchi che ci sono stati nel corso della storia, quindi può essere interessante. E la parte più carina, secondo me, di questo libro è la parte legata alla storia della carta. Quindi per ogni carta, c'è un piccolo paragrafo che vi parla proprio della storia di quell'arcano e quello è interessante, insomma, mi è piaciuto. Poi per il resto è un libro classico sui tarocchi, quindi troverete qualche elemento di differenza per la suddivisione appunto degli autori e questo elemento più storico, però poi rispetto ai significati divinatori, alle stesure, all'interpretazione, è comunque un libro che più o meno si accosta a quelli più classici, però insomma, se lo trovate usato, magari può essere carino da leggere. Un altro libro che io ho preso, che in realtà più che un libro è una rivista, è questo Oltre Confine, che è una rivista. Ci sono vari temi, vari argomenti in questa rivista e io ho preso questo perché parlava appunto dei tarocchi. E devo dire che l'ho un po' sfogliata, ma non l'ho letta al completo, quindi la mia recensione in questo caso è solo parziale, perché appunto non l'ho ancora letto tutto, quantomeno, ne ho letto solo una parte, però diciamo che la parte che ho letto mi sembrava interessante, parlava molto anche qui della simbologia, dava un significato anche qui leggermente più psicologico, diciamo, dei tarocchi. E ci sono delle belle immagini all'interno, come vedete, quindi è molto molto carina perché appunto queste immagini sono veramente molto belle, molto particolari, quindi già per questo comunque sono contenta di averla comprata. Ci sono poi delle parti legate al viaggio interiore che noi possiamo fare con i tarocchi, quindi per questo dicevo un aspetto anche un po' più psicologico, perché qui appunto parla anche di come i tarocchi siano prima di tutto un cammino interiore, una riscoperta di se stessi, una riflessione sulla propria vita, prima ancora che un'arte divinatoria. Quindi insomma dà molta importanza a questo aspetto e mi sembrava appunto interessante. Quindi insomma anche questa la trovate in vendita negli arretrati di Oltreconfine, mi sembra che costi sui 10-15 euro, non mi ricordo, però insomma è una cosa, un prezzo abbastanza accessibile. Un altro libro interessante che però è meno indicato per la divinazione è questo, I Tarocchi, si intitola proprio I Tarocchi e fa parte di libri da collezionista. Questo perché dicevo che è meno indicato per la divinazione, perché non dà tanti strumenti per praticare proprio la divinazione, quindi le varie stesure, i vari significati, ma si sofferma molto di più sull'immagine dei tarocchi e sulla storia, quindi la diffusione in Europa, piuttosto che chi è che ha dipinto quell'arcano per primo, insomma tutte queste cose, c'è la figura, c'è una spiegazione sull'arte, sulla simbologia, proprio sul disegno dei tarocchi. Quindi insomma è interessante se volete una panoramica legata appunto all'aspetto più artistico e più storico dei tarocchi, però elementi per la divinazione questo libro non ne dà, quindi va bene soltanto se vi interessa appunto quell'aspetto. Però insomma è carino, comunque molto piccolo, ma è un libro che mi fa comunque piacere avere in casa. Poi parliamo del libro che è famosissimo di Jodorowsky, La Via dei Tarocchi. Questo è un libro che secondo me o lo amate o lo odiate, tanto perché il metodo di Jodorowsky è un metodo tutto particolare, è un metodo diciamo di tarologia più che di cartomanzia, quindi l'aspetto diciamo psicologico anche qui è molto molto marcato. Questo libro vi darà veramente tantissimi esempi di stesura, vi darà un'informazione molto approfondita per quello che riguarda la simbologia dei vari arcani, vi darà comunque degli elementi interessanti per l'interpretazione divinatoria della carta, ma utilizza un metodo che comunque è molto particolare, molto diverso dai metodi tradizionali, proprio perché appunto si parla più di tarologia che di cartomanzia. Io ho fatto anche un video in cui spiego proprio la differenza tra cartomanzia e tarologia, quindi magari vi invito ad andare a vederlo, lo trovate nella playlist al nome La stanza dei tarocchi, vedrete che c'è un video che si chiama proprio Differenza tra cartomanzia e tarologia, quindi vi invito ad andare a vederlo perché appunto capirete meglio qual è la differenza tra le due cose, tra le due discipline.
e appunto qual è il metodo di Jodorowsky. Diciamo che è un libro abbastanza bello e si legge molto bene, non mi sono annoiata neanche un attimo quando l'ho letto, pur essendo comunque grosso come libro. Poi c'è tutta una parte che dà voce ai tarocchi nel vero senso della parola, perché il titolo del paragrafo è proprio: e se, non so, facciamo un esempio, se il mago parlasse, se la temperanza parlasse. E dà proprio voce all'arcano, quindi che cosa secondo l'autore quell'arcano potrebbe volerci dire, proprio se potesse parlarci. Quindi anche quella parte lì è molto originale e molto interessante. Qui si parla anche di numerologia, sempre legata ovviamente ai tarocchi. Insomma, è un libro che può essere interessante leggere, però secondo me non va tanto bene per chi comincia adesso, per chi è principiante, proprio perché è un metodo diverso. Potrebbe mandare un pochino in confusione quelli che stanno cominciando adesso, che non sanno bene da che parte girarsi ancora, quindi se cominciano con Jodorowsky, magari rimangono un pochino confusi perché appunto qui parliamo di tarologia e non di cartomanzia. Però insomma, è un libro fatto bene, io devo dire che insomma, sono contenta di averlo letto. E quindi anche questo è un libro che io vi segnalo. Poi vi segnalo una rivista che è Risa Scienze, che è uscito uno speciale un po' di tempo fa, forse un paio d'anni fa, La scienza dei tarocchi, quindi tutti i significati nascosti delle carte. Questo non è tanto un manuale di cartomanzia, ma anche qui si sofferma più sulla simbologia e sul significato più interiore, diciamo, sul cammino psicologico che si può fare attraverso i tarocchi. Quindi sicuramente Risa Scienze non è un qualcosa di esoterico, ma è qualcosa di un pochino più, diciamo, scientifico, tra virgolette, insomma, perché comunque non è che sia scientifica l'arte dei tarocchi, però si sofferma un po' di più sugli aspetti interiori, sul cammino personale, come utilizzare i tarocchi per riflettere su se stessi. Quindi è un qualcosa che si discosta dalla cartomanzia, però è interessante perché c'è tanta simbologia anche qua. Quindi, insomma, io vi consiglio, se riuscite a trovarlo, questo libretto sui tarocchi, di leggerlo perché davvero dà degli elementi in più che possono essere molto molto interessanti. Poi vorrei farvi vedere due libri che parlano anche di sibille, quindi non soltanto di tarocchi, ma tiriamo fuori anche le sibille, che comunque sono carte che io utilizzavo un po' di anni fa e che secondo me sono comunque carine, e una stesura anche con le sibille può essere interessante. Quindi anche le sibille a me hanno sempre interessato molto. Questo è Antiche sibille, tarocchi moderni, è un libretto abbastanza piccolo. E parla appunto di tarocchi e di sibille con qualche collegamento anche all'astrologia. Non vi dice proprio niente di nuovo perché è molto molto classico con i significati classici, eccetera. Però insomma, comunque l'avevo comprato, l'avevo letto e diciamo che non mi era dispiaciuto. Poi vi faccio vedere La Bibbia del Diavolo, che è questo. E questo è un manuale che parla appunto delle sibille, quindi in questo caso trovate le sibille all'interno, quindi esempi di stesura, significati delle sibille. Nonostante il titolo che può sembrare, oddio, chissà che cos'è, magia nera, no, non c'entra niente, si intitola così, però comunque parla delle sibille, della stesura con le sibille, dei significati delle sibille, quindi insomma, non è niente di spaventoso, è un libro assolutamente normale che riguarda le sibille. Poi vi faccio vedere un'enciclopedia in quattro volumi. Il titolo è Predire ed è questa. Sono quattro volumi, dovrebbero essere rilegati in realtà, però io non li ho rilegati, quindi ho la copertina rigida esterna e poi ho i fascicoletti singoli interni, vedete così. Perché comunque insomma non ho avuto tempo di farla rilegare, alla fine me la sono tenuta così. È un'enciclopedia abbastanza vecchia perché era uscita parecchio tempo fa. Però insomma sono quattro volumi e sono strutturati, vedete, vi faccio vedere un fascicolo, sono strutturati tutti nello stesso modo. Intanto parla dei tarocchi nella prima parte, quindi ogni fascicolo si dedicherà ai tarocchi, ai significati di un arcano, alle stesure, insomma tutto quello che riguarda i tarocchi. C'è anche un po' di storia dei tarocchi e quindi è interessante. Poi parlerà dei bioritmi, quindi ogni fascicolo avrà una o due pagine dedicata ai bioritmi, quindi alla forza energetica, enigmatica dell'universo, delle persone, quindi insomma,
i cicli vitali, insomma, può essere molto interessante. Poi ci sono all'interno anche delle figure che sono carine. Quindi, insomma, anche questa parte secondo me è da leggere. Poi c'è una parte tutta dedicata all'astrologia, quindi segni zodiacali, influenze astrali, pianeti, stelle, costellazioni. C'è anche la mappa dell'astrologia, quindi insomma è molto la mappa del cielo, scusate, quindi è molto molto carina. Poi parla di superstizioni e profezie, quindi vi dirà quali sono state le più grandi profezie e superstizioni nel corso della storia, e quindi anche quello è interessante. E poi c'è una parte dedicata all'onomantica. Per chi non sa che cos'è l'onomantica, è praticamente una conoscenza del carattere, delle attitudini, insomma della persona in generale attraverso lo studio del suo nome. Quindi ci sono dei nomi alla fine di ogni fascicolo e secondo l'onomanzia quali sarebbero appunto le caratteristiche personali e caratteriali in base appunto al nome. Questa è un'enciclopedia che, come vi dicevo, è molto vecchia, però ci sono comunque all'interno degli elementi che sono interessanti. Io l'ho comprata su Amazon tutti e quattro i volumi, l'ho pagata più o meno sui 30 euro, però considerando che sono quattro volumi e mi sembra che siano 56 fascicoli, quindi comunque molto, molto grossa, perché poi vi faccio vedere i quattro volumi, vedete, è comunque un qualcosa di molto completo alla fine, quindi insomma un buon prezzo secondo il mio punto di vista, e dentro devo dire che ci sono degli elementi molto carini e molto interessanti. Colgo l'occasione per farvi vedere gli ultimi tre libri che però ancora non ho letto, quindi su questi io non vi faccio la recensione semplicemente perché non li ho letti, però ve li faccio vedere. Ho preso questo libretto qua, Divinazione con le rune, perché mi interessava un po' capire come funziona la divinazione con le rune. Io non l'ho mai praticata, non l'ho mai fatta, ma mi incuriosisce. Quindi mi sono comprata il libretto, mi sono comprata dei dischetti di legno rotondi, ho intenzione di incidermi io le rune, quindi non le compro ma me le faccio io, e poi di provare, diciamo, a giocarci un po', a vedere cosa viene fuori, perché mi incuriosisce. Quindi insomma questa è una guida pratica della divinazione con le rune, è fatta così al suo interno. E mi sembrava comunque carina, quindi proverò, diciamo, anche questa strada, poi vi farò sapere. Poi c'è un altro libretto che ho comprato poco tempo fa, si intitola Oracoli, quindi parla proprio di consigli e profezie secondo i diversi tipi di oracolo, quindi fondi del caffè, ad esempio, tanto per dirne uno, altri metodi come ad esempio l'oniromanzia, insomma, lo studio dei sogni sarebbe. Quindi insomma una serie di cose molto diverse tra di loro e tutte classificate appunto come oracoli, quindi come metodi di divinazione. E questo più che altro l'ho comprato non tanto per utilizzare questi metodi, ma semplicemente perché ero curiosa di conoscerli e di sapere un po' quali sono, come funzionano. Quindi, insomma, l'ho comprato per una cultura personale, ma non per l'utilizzo pratico. Però non l'ho ancora letto, appunto. L'ultimo che ho comprato al mercatino dell'usato, sempre l'ho pagato 2 euro, è Astrologia ed esoterismo. Allora, io non sono granché interessata all'astrologia, non mi ha mai affascinato più di tanto, quindi ne so anche molto poco. Però questo era un libro che io ho visto in questo mercatino, che costava abbastanza poco. Comunque mi sembrava fatto bene, con delle belle illustrazioni al suo interno, quindi ho pensato, vabbè, provo a prenderlo, provo a guardare un po' cosa dice e come mi trovo, diciamo, a leggere qualcosa che riguarda l'astrologia. Poi c'è anche l'esoterismo in fondo, quindi si parla anche proprio di esoterismo in senso generale, quindi tutti i vari metodi esoterici, insomma, non l'ho ancora letto, come vi dicevo, quindi vi so dire poco, però mi sembrava carino, soprattutto perché è un libro illustrato, quindi ci sono tante figure, tante, insomma, tante belle immagini, e anche questo ero curiosa di leggerlo. Mi fermo, vi ho fatto vedere tutti quelli che sono i miei libri riguardanti l'argomento, vi ho dato le mie opinioni, ovviamente le mie opinioni sono solo mie, quindi non è detto che vengano condivise da tutti, però insomma questo è quello che io penso rispetto a questi libri. Se per caso tra tutti questi libri ce n'è qualcuno che vi interessa in modo particolare e volete una recensione più dettagliata, più specifica, magari proprio un video a parte solo su quel libro,
Fatemelo sapere nei commenti perché io lo faccio volentieri. Adesso ve l'ho fatti vedere tutti un po' velocemente, però se qualcosa vi interessa più nel dettaglio, io vi faccio volentieri una recensione con un video dedicato. Quindi, insomma, fatemelo sapere. Vi lascerò comunque tutti i riferimenti dei libri in descrizione. Vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate le notifiche così non vi perderete nemmeno un video. Vi do appuntamento alla prossima e, come sempre, ringrazio tutti i nuovi iscritti e i vecchi iscritti che continuano a seguirmi. Un bacio a tutti, ragazzi, alla prossima!